Ehi, ben ritrovati da AndreLink91 e bentornati su Captain Tsubasa Rise of New Champions. La scorsa volta ci siamo lasciati qui in realtà, anche se poi è successo quello che è successo, ma abbiamo finito proprio in questo punto, con Roberto ovviamente di spalle. Vediamo cosa da dirci. Ce l'hai fatta Tsubasa? Però c'è anche Katagiri. Sei proprio tu, il famoso Roberto Hongo. Tsubasa ha ottenuto una splendida vittoria contro l'Italia. Allora che ne dici? Che te ne pare del nuovo Tsubasa? Anche dopo che ha lasciato il Giappone, ha fatto tesoro degli appunti che gli ha lasciato e ha sviluppato il suo stile personale. Beh, tiro guidato di Roberto, il dribbling brasiliano di Roberto, Tsubasa ha il colpo di tacco forse che è suo. È in panchina adesso. Credo che si stia sbagliando. Eh? Io non conosco nessun Roberto. Mi avrà confuso con qualcun altro. Non mi chiamo Roberto. E come ti chiami? Ronaldo, pretendo il Brasile. Stereotipo. Oggi abbiamo vinto, ma il mio tiro guidato è stato completamente inutile contro Hernandez. Anche Aswan della squadra americana l'ha bloccato come se niente fosse. Che non sia adeguato a questo livello di gioco? Anche il tiro di Yuga è stato parato, ma lui è riuscito a rialzarsi e ha tirato fuori il nuovo tiro della tigre. Non posso essere da meno. Se voglio essere un centrocampista degno di questo nome, devo migliorare il mio tiro guidato. Sì, ma vuol dire che bisogna fare tiri in coppia. Infatti, non a caso, Misaki è arrivato e c'era il tiro All Twin Japan Shoot, una cosa del genere. Olanda contro Senegal, che combina l'Olanda? Ehi, quegli olandesi non sono niente male. C'era da aspettarselo. L'Italia ha un assetto difensivo, catenaccio, mentre l'Olanda preferisce un approccio offensivo, che poi catenaccio è anche il nome di un personaggio. Proprio, siamo a livelli altissimi. Brian Kluivert, il numero 14. Fratello maggiore qualche anno fa era tra i migliori del circuito giovanile. Ora Brian è uno dei migliori attaccanti in Europa. Quindi anche tu hai il tuo eroe, Misugi. Proprio come io ho Roberto. Per questo ho voluto la maglia numero 10. Ah, non perché è il fantasista il numero 10. Ed ecco il calcio d'inizio del secondo incontro preliminare del girone A, in cui l'Olanda affronta il Senegal. La palla è fra i piedi del centrocampista e capitano della nazionale senegalese, Ismail Senghor. Si pronuncia una partita rovente. Wow, Senghor scaglia un potentissimo tiro oltre le linee olandesi. L'attaccante Musa Malik Diallo vabbè, supera la difesa dell'Olanda con una velocità impressionante. Colpo di testa. Fa gol. Ah, osservateli bene. Hanno appena subito un gol, eppure non sembrano minimamente scossi. Sanno di poter rimontare e segnare tutte le reti che servono per vincere. La squadra olandese travolge il Senegal con il suo miglior risultato di sempre. Ok, l'attaccante ha tenuto sotto scacco il Senegal. E quanti gol hanno fatto? I senegalesi sono stati bloccati a centrocampo da Klinsmann, che ha tagliato fuori dai giochi Sangor impedendogli di prendere palla. Ok, sono stancati. E quanti gol? Non si sa. Chissà chi è la prossima squadra. Ah, ora abbiamo anche Francia contro Inghilterra. Allora, Misaki ha giocato contro i francesi. Anche perché abitava in Francia, quindi è normale. Ci dobbiamo tenere d'occhio. Pierre, giusto? Sì, capitano, senza dubbio. L'ho sperato due volte e in nessuna delle due occasioni sono riuscito a superarlo. È riuscito a fermare persino te, Misaki? Però non è l'unico da tenere sotto d'occhio. E stanno per iniziare. Che scatto, che tecnica, che eleganza! Lui Napoleon. Ok, tiro d'Elba. Ed è gol! La Francia ha segnato ancora! Il gran tiro angolato di Napoleon spedisce la palla alle spalle dell'estremo difensore. Madonna! Spedisce la palla alle spalle dell'estremo difensore! Ma che... Ma se li sono preparati, tipo, come la traduciamo questa? Spedisce la palla alle spalle dell'estremo difensore. Vai, mi piace, via, mettila dentro. Chi è che mi fa i complimenti? Roberto Hong... Non è Roberto Hong, abbiamo detto, no? Vabbè, tranquillo, non mi disturbi e lecchi... Oh, calmo!
Amo questo sport. Andiamoci calmi. Poverino, mica ci aveva detto male. Non ci ha detto mica che abbiamo la mamma che fa il lavoro di notte. Ha detto solo, oh, ti alleni anche a quest'ora. Cioè, certe volte i testi proprio ti danno opzioni indescrivibili. Ma dai. Tu fai parte della nazionale giovanile giapponese, vero? Devi sapere che tempo fa ho allenato un ragazzo giapponese. Allora vedi che sei Roberto. Non voglio criticarti, ma non ti sembra uno spreco allenarti qui tutto solo? Ah, forse ha ragione. Vabbè, anche che vuol dire. In quanto rappresentante di una squadra nazionale sei circondato da giocatori di talento. E sono sicuro che lo pensano anche gli altri. Sì, quindi dobbiamo allenarci tutti quanti insieme, è questo che vuol dire? Sarà meglio che torni anch'io al dormitorio. Ah, perché lui sta allenando un'altra squadra. Ti lascio il tuo allenamento, buon lavoro e buona fortuna. Grazie, mi servirà. Specialmente se voglio affrontare il Brasile, mi tocca finire il gioco 10 volte. Argentina contro Saudi Arabia. Accidenti, guardate che risultato. Cosa? Come diavolo hanno fatto a segnare così tante reti? L'Argentina ha demolito l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è l'unica che mi ricordo, l'unica volta che è entrata ai mondiali, che io mi ricordi, è nel 98. Lo StarCraft Stadium mi ha onorato di ospitare uno dei più grandi geni del calcio contemporaneo. Juan Diaz, non Juan, io ho letto Juan la scorsa volta, è Juan. Jua Diaz. Contro l'Olanda, bene. Zen Nippon Tai Olanda, Koko, StarCraft Stadium wa koufun no rutsumo to kashite imasu. Sa, daitansei no naka, ryou chimu senshu no ryujou desu. Bene, si inizia. Ok, andiamo. Vai, iniziamo. Vai, iniziamo, va. Vediamo un po' che sanno fa. Va bene. Va bene, sì. Cioè, era dovevo fare gol, era ovvio. Ah, ok. Vabbè, mo inizia, non prende più palla. Oi. Oi. Oh, dai! Ma avevo già... No, questa volta proprio, guarda, hanno fatto una bastardata perché avevo lasciato già molto prima. Perché io oramai ho capito che questo qua fa come si para lui e quindi tira più tardi e mi ruba palla. Ok, quindi ho lasciato un bel po' prima. Ma stavolta proprio un ritardo c'è stato. Si vede che il gioco aveva già messo l'input di rubare palla e qui... Oh! Che cosa? Perché si ferma? E quindi niente, non l'ha calcolato proprio. Ma tu guarda questo. Se è normale. Cioè vabbè, proprio zero, ragazzi. Ma zero proprio. Siete maledetti allora. Lo fate apposta. Vabbè sì, però c'era io. Oh, oggi comandi niente. Ecco, meno male, dico, non è che mo un'altra volta davvero. Ah, wow, enorme. Ma è una montagna. Kuzman. Qualcun altro della difesa, per favore? Ecco, grazie. No, perché dico, sai, esiste la difesa. Niente, non è carico mai. In realtà era carico perché era giallo, però sai. Picturesque shot. È il tiro guidato ricolorato. Ha un colore diverso solamente. Cioè, ora mi sa che... Certo, però se ci fosse stato lo Tsubasa lì vicino. Ok, questa sì, è normale, ci sta. Ma ragazzi, me la prendo quando ci sono le altre che proprio non capisco perché.
Quelle me la prendo e me la continuerò a prendere perché non ha senso. Quando premo il pulsante per dribblare e non dribblano. Ho tenuto premuto, non ho tirato. Stavolta sì, perché ho sbagliato i tempi. Ma mi avrebbe preso palla. Quindi ci sta stavolta. No, no, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, ho detto, no. Misetearo, vabbè, sì. Caffè. Quello proprio non so da dove arrivasse. E sì, come ha fatto? Come ha fatto? Prova un po' a farlo nella vita vera. Ti si mangia, porca miseria. Guarda, è enorme. Quello è un nano. Come ha fatto? Mannaggia. E sti dribbling fasulli. Ok, meno male, penso di doverlo ricaricare. Ok. Siamo in zona V, potrei caricare con Yuga. E dai, l'ha fatto, ma l'ha fatto volare. L'ha fatto volare. L'ha fatto, non esiste una cosa del genere. L'ha fatto davvero volare. Ma pappa a quel paese, dai. E su. Certo che pure Tsubasa quando ci si mette, fa delle papere. Quello più vicino dov'è? Sì, però decidetevi pure voi. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. È il secondo tempo che sono un pochino più in difficoltà a volte, ma va bene, dai. Finalmente oggi affronterò l'Olanda. Le mie attuali capacità saranno sufficienti? No, non posso avere dubbi proprio ora. Devo limitarmi a fare quello per cui mi sono allenato. E non devo dimenticarmi di Kluivert. Terrò d'occhio quel grosso 14. Non ero così ansioso di giocare contro qualcuno dalla partita con Tsubasa. Mi sa che ce ne prenderà tante da Kluivert. Eh sì, vabbè, però rubala. Sì, lo so che non è lui che c'è il tiro. La palla! Toh, davanti alla porta, ti piace? Eh sì, vabbè. Dove sono finito? Se me lo blocchi da 2 centimetri, non lo so, portiere, sano, che giocata! E quello non si è avvicinato! Non si è avvicinato! Ce l'ho fatta per una volta a evitarlo! Ce l'ho fatta a evitarlo come volevo, correndo semplicemente! Vai! Alleluia! Nitta! Tiro dal falco! Ok, la parata. Bravo, portiere. Mamma mia, enorme! Questo può coprire 2 porte da solo. Non gli serve l'aiuto. Ehi. No! Non me l'aspettavo. Dico, se non mi faceva nulla, non correva. Dico, non mi prende la palla. Aiuto. Ma da dove arriva quello? Cioè, proprio, non lo so, Eh sì, come? Ma dai! Ma dai con 2D poi! Niente, non era carico proprio per niente. Ma ero carico anche... Ah no, era carico io, meno male, sembrava che era il mio. Dico, wow. Ma come, si è caricato all'improvviso? Che miseria! Pensavo che ce la faceva a caricare, invece no. Peccato. Ma dai! Che debutto! Eccolo!
Tiro della banana! Potevo anche scegliere l'esultanza, ma ero troppo contento, non lo sapevo che potevo, che segnando avrei potuto scegliere l'esultanza. Sì, aiuto. Ho detto? Sì. Slice shot. No! Quello era gol. Ma dai, povero Misugi, che è pure malato, fatelo tirare. Che miseria. Yuka però, anche tu, ruba palla, no? Ishizaki, bravissimo Ishizaki. Quanto è bravo Ishizaki quando ci si mette. Oh, bello, intercettato. Vai, riproviamoci. Tiro del falco. Falcone. Ah, si è ricaricato Dolman? O Doleman? Dolman. E no, dai, sanno che si fa rubare palla così, no, eh. Enita! Me l'ha ucciso, ero fermo! Però anche voi! Link! Dov'è Link? Che si fa tutto quanto il campo l'altra volta? Cioè, l'altra volta poco fa. Mamma mia, tu, vabbè. Allora, scusami, siete voi che siete delle merde. Vai, riproviamoci, tiro della balena. Ok, stavolta l'ha parato. Stavolta l'ha, bravo. Stavolta è stato bravo. Accidenti a lui. Prendiamo palla e facciamo zona B. Mamma mia, Link, mamma mia. Vai, tiro guidato da centrocampo. Si alza la palla. Ok, va bene, è normale. È normale, super carico. Ok, no, volevo fare l'ultimo tiro, ma non ci riuscivo. L'intera squadra ha collaborato a questo stupendo risultato. E stavolta Link ha segnato il suo primo gol, la sua prima rete. Ah, comunque sia, ho messo un'abilità che aumenta il successo nel caso di sconfitta, di fallimento o di valutazione positiva. Quindi se nel caso io riesca a fare valutazione B, avrò sempre grande successo. Ok ragazzi, si chiama Dirk. Aspetta, è atletico quanto Dirk. Ah, Hans Dolman. Hans Uomo Talpa. La sua stazza gli permette di fermare anche gli avversari in scatto. Ma questo blocca pure i meteoriti. Cioè, non è normale, è troppo grosso. La palla è più piccola della sua faccia. Ha le mani che sembrano dei muri. Voglio dire. Abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta! E Misugi non ha fatto nulla, purtroppo. Perché gli hanno fermato lo slice shoot. Erano tre favoriti e li abbiamo battuti. Ehi, se continuiamo a battere tutti i favoriti del torneo, non significa forse che arriveremo alla vittoria? E ora perdiamo sempre. Non dovete abbattervi, ragazzi! Voglio dire, sì, il nostro sogno di un record perfetto è sfumato. Ma se battiamo l'Italia possiamo ancora essere campioni. Non abbiamo tempo per commiserarci. Kluivert ha ragione. Sì, non siamo ancora fuori. Contiamo su di te, Kluivert. Certo, ci penso io. La prossima volta conquisterò sicuramente la vittoria. Per ora, prendiamola sportivamente e facciamo i complimenti a chi ci ha battuto. Noi abbiamo vinto, voi avete perso. Comunque ragazzi, il video termina qui. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!